Ciao ragazzi, sono Mattia di Corner Sampdoriano e oggi vi portiamo con noi in un'esperienza davvero unica, un video diverso dal solito. Oggi siamo in tribuna VIP per assistere a Sampdoria Monza. Tutto questo è reso possibile grazie a Crypto.com. Vi portiamo con noi. Prima di iniziare però vi ricordiamo di iscrivervi al canale e lasciare un bel pollicione in su. Ma adesso bando alle ciance, seguiteci per vivere Sampdoria Monza. Ragazzi, ci siamo dentro, alle mie spalle la gradinata sud, tra una decina di minuti i giocatori dovrebbero scendere in campo per il riscaldamento, vi teniamo aggiornati, siamo dentro ragazzi. Oggi Gianpaolo dovrebbe ritornare al 4-3-1-2, quindi il vecchio schema che ha utilizzato anche nei recenti anni alla Sampdoria. Difesa a 4 con Colley, Ferrari, Augello e Berezinski. Ancora da definire il centrocampo, dovrebbe partire titolare Villar con Winks ancora non convocato. Davanti a Villar, Sabiri, ovviamente il punto imprescindibile di questa Sampdoria, e Rincon, il giocatore che riesce ad abbinare qualità e quantità. Davanti a loro Filip Djuricic, da definire ancora l'attacco, probabilmente vedremo Caputo e Gabbiadini. Confermato il 4-3-1-2, una sola differenza rispetto a quello che abbiamo detto prima: Murillo al posto di Ferrari, quindi 4-3-1-2, Odero in porta, Augello a sinistra, Colley, Murillo e Berezinski. A centrocampo partirà Rincon insieme ad Abel Sabiri e Villar. Djuricic a supporto delle due punte, confermata Gabbiadini insieme a Ciccio Caputo. Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento, l'atmosfera è veramente incredibile, ci sono veramente tanti tifosi del Monza, sono arrivati, il settore ospiti praticamente esaurito, quindi parliamo di oltre 1800 persone presenti direttamente da Monza. La gradinata sud è qualcosa di indescrivibile, ma questo lo sapevamo già. Le squadre sono in campo per il riscaldamento, ci vediamo tra poco col calcio d'inizio. Penso abbiate già visto dalle immagini una gradinata incredibile alle mie spalle, al tuo fianco io sarò tra poco l'inizio della partita. È iniziata in questo momento la partita, resteremo aggiornati perché ci regalerà veramente molte emozioni. Vediamo qui subito il possesso di Sabiri, vediamo se oggi riusciremo a creare qualcosa in più in un reparto offensivo che sta facendo veramente fatica. Come al solito prendiamo un gol da Polli sul secondo palo, inserimento di Ciurria che fa da sponda, 1-0 Monza, rete di Pessina, davvero incommentabili. Vista da qui sembrava il rigore, sia il contatto con Rincon che anche un possibile fallo di mano. Sentite, adesso finisce il primo tempo, fischi meritati a Marassi, 1-0 per il Monza, con una Samp che non riesce a creare praticamente niente, una Samp inesistente nel reparto offensivo, molte lacune dietro, abbiamo visto anche il primo gol preso su una sovrapposizione classica sul secondo palo, errore di Augello in fase di copertura. Detto questo, speriamo in un secondo tempo un po' più incisivo, una Samp un po' più cattiva là davanti, e speriamo in un filtro a centrocampo perché questa Samp fa fatica a creare. È iniziato il secondo tempo tra non poche polemiche, già un calcio d'angolo non dato ai blu cerchiati, comunque una partita molto nervosa. Adesso i giocatori in campo iniziano ad essere parecchio nervosi, probabilmente anche
l'atmosfera molto calda. È una partita comunque molto sentita, molto importante anche per la conferma o meno di Marco Giampaolo. Ovviamente non poteva mancare il gol dell'ex, ovviamente. Gianluca Caprari fa un gol incredibile sotto l'incrocio al volo, però è lo specchio di una Samp che non riesce a creare, non riesce a costruire, non riesce a rendersi pericolosa. Un secondo tempo, adesso siamo al 23° minuto, una Samp che ha superato poche volte la metà campo, costruisce male, davvero pochi punti positivi se ci sono questa sera. Dall'altra parte un Monza che sta facendo il suo, niente di spettacolare, ma contro questa Samp basta veramente poco. Gol del 3-0 del Monza, Sensi da fuori area fa un gran gol, la mette all'angolino. Vedete alle mie spalle la gradinata sud che nonostante il risultato continua a incitare i ragazzi, ma ormai è veramente dura, ormai la partita è finita e adesso il cammino è veramente in salita perché il posto di Giampaolo ormai è andato, possiamo dirlo ormai con certezza, è arrivato il triplice fischio, adesso arriveranno probabilmente anche i fischi, eccoli qui con la gradinata che continua a cantare, un dolore immenso nonostante tutto, davvero indecifrabile quello che abbiamo visto in campo, una Samp che non riesce a creare niente, una Samp in crisi, una Samp che non si riesce a rendere pericolosa in nessun modo, anche i subentrati non sono riusciti a fare praticamente niente. E adesso sentite come reagisce lo stadio Luigi Ferraris alla sconfitta per 3-0 contro il Monza, mentre il tabellone fa vedere il prossimo match alle 18:30 il 17 ottobre 2022. Difficile commentare una partita del genere oltre a questo, davvero un dolore immenso, vedete la gradinata che adesso andrà a contestare probabilmente i giocatori, lasciatemelo dire giustamente, perché adesso la Samp è veramente, sentite, Quagliarella va a chiedere scusa davvero capitano e sentite ancora il pubblico di Marassi che rumoreggia, davvero un vuoto incredibile. Sampdoria ultima ancora a due punti, dall'altra parte festeggiano i tifosi del Monza insieme a tutta la squadra, che dire ragazzi, ci vediamo nell'uscita dalla tribuna perché adesso è veramente molto difficile parlare. Tralasciando il risultato che ci ha lasciato un po' con la mare in bocca, davvero oggi è stata una giornata unica e incredibile. Ringraziamo Crypto.com per l'esperienza e ringraziamo voi per il supporto che ci state dando. Vi ricordiamo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale. Inoltre ci trovate live ogni mercoledì sera alle ore 21 sul nostro canale Twitch. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre Forza Samp.